Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense. Tante le novità, tanta anche la politica che tratteremo in questa edizione perché sta entrando sempre più nel vivo la campagna elettorale in città e in provincia in vista delle elezioni comunali del prossimo giugno. Ma in questa edizione parleremo anche dei nuovi Velox a Ferrara installati e non ancora accesi, ma parleremo anche del piano asfalti nelle frazioni e poi spazio agli eventi diversi che ci attendono in questi giorni e spazio anche alla SPAL con una novità importante per quanto riguarda i tifosi. Ma apriamo appunto con la politica perché mancano poco più di 2 mesi alle elezioni comunali che toccheranno diversi comuni nel Ferrarese, anche la città dove la campagna elettorale è già entrata nel vivo. È tempo di presentazioni di simboli e liste civiche. Quattro al momento i candidati sindaco a Ferrara. Tra gli schieramenti c'è quello di centrodestra che sostiene il primo cittadino uscente Alan Fabbri, che venerdì mattina ha presentato il logo e lo slogan della sua lista civica, che vede come capolista Marco Gulinelli, assessore alla cultura del comune. La candidatura di Fabbri è sostenuta anche dai partiti come quello a cui appartiene la Lega, oltre a Fratelli d'Italia e Forza Italia. Tanti gli argomenti trattati nella conferenza di presentazione, in cui ha ribadito il suo no a dibattiti e confronti elettorali con altri candidati sindaco. Allora, sentiamo l'intervista a Fabbri. Abbiamo lavorato molto in questi 5 anni, che sono stati anche anni difficili con il Covid, e abbiamo preso la città in mano dopo 73 anni di un'amministrazione di centrosinistra e abbiamo, credo, dimostrato di essere capaci nell'amministrare dalle piccole cose alle cose più lungimiranti. E quello che chiediamo agli elettori è una riconferma da questo punto di vista. Una riconferma che passa attraverso tutto quello che è stato fatto, ma anche attraverso un programma elettorale che guarderà avanti e cercherà di collocare Ferrara tra le città più importanti, ovviamente, della nostra regione. Una sfida elettorale sicuramente importante perché vincere una volta è bello, ma è già capitato di vincere anche la seconda volta in un comune che ho amministrato. La seconda ti dà ancora più forza e autorevolezza, quindi auguro a tutti i componenti delle 6 liste che sosterranno la mia rielezione, di fare una campagna elettorale seria, una campagna elettorale sana, fuori da polemiche sterili come qualcuno in questi giorni sta cercando di portare avanti. Andiamo avanti con le idee, con la forza e con la voglia di fare, e così porteremo avanti questa campagna fino all'8 e 9 giugno. Abbiamo amministrato, con il buon senso di cercare di fare qualcosa di più rispetto agli altri, anche con la consapevolezza che ovviamente abbiamo trovato una città comunque sana dal punto di vista dei bilanci del comune, cose di questo tipo. Abbiamo lavorato su dei deficit che le amministrazioni precedenti ci hanno lasciato, come per dire la sicurezza, come la qualità della vita anche delle frazioni, dei trasporti, di tutto quello che riguarda anche un po' il sistema degli eventi, che prima secondo me era sicuramente interessante, molto elitario, meno popolare. Noi abbiamo mantenuto sia quello che c'era prima. Chi crede che noi abbiamo fatto un buon lavoro e possiamo continuare a farlo, ci voti. Se pensa che la città torni come prima, non ci voti, perché noi non torneremo come era 5 anni fa questa città. Noi vogliamo che Ferrara viva e sia anche una città per tutti, per le famiglie. Abbiamo restituito interi quartieri, che prima erano in mano alla mafia nigeriana, alle famiglie di ogni origine. Abbiamo lavorato sulle piccole cose, che questo magari per alcuni che cercano sempre di essere un po', tra virgolette, i più furbi, invece sono cose importanti: la buca sulla strada, il marciapiede, la strada che ti porta a scuola, il sistema scolastico. Abbiamo aumentato il numero di sezioni nido anche per le nostre famiglie. Abbiamo creduto che i residenti storici, dal punto di vista delle case popolari, meritano qualcosa in più rispetto a chi arriva oggi nel nostro territorio, per una questione di gestione del welfare che deriva ovviamente da un'economia e da uno stato sociale che ci siamo guadagnati generazione su generazione, e così continueremo. Quindi chi ha fiducia in quello che abbiamo fatto, ci dia la possibilità di farlo. Chiediamo il voto agli elettori. L'8 e il 9 giugno non è scontato che io vinca. Anzi, bisogna tutti andare a votare, poi se si vince anche di più, per noi ovviamente è motivo d'orgoglio e di gioia.
Il Partito Democratico di Ferrara ha presentato il proprio simbolo a sostegno della candidatura a sindaco di Fabio Anselmo. C'è ancora un domani, è lo slogan che lo caratterizza. Sentiamo. C'è ancora un domani. E questo è lo slogan che il Partito Democratico ha scelto a sostegno della candidatura a sindaco di Fabio Anselmo. La presentazione si è tenuta a Gaibanella, una delle tante frazioni su cui il partito sta investendo per mostrare vicinanza alle periferie sempre meno popolate, come sottolineato dal segretario comunale Alessandro Talmelli, che ha introdotto la conferenza con altri rappresentanti, quali, tra gli altri, il segretario provinciale Nicola Minarelli. Valentina Rizzuti, curatrice della comunicazione del PD, ha spiegato così il significato di logo e claim. È evidente il richiamo al film della Cortellesi. Ci siamo identificati in questo claim proprio perché siamo stanchi di quest'oggi, che ha creato una discontinuità incredibile, che ci ha portato a interrogarci davvero se è questo che Ferrara si merita, e siamo convinti assolutamente di no. E vogliamo investire nel domani, che è già oggi in realtà, per cui è con grande passione, con grande determinazione che portiamo avanti questo progetto, perché questo domani ci assomigli molto di più, perché quest'oggi non ci assomiglia assolutamente più. Prima di lasciare la parola a Fabio Anselmo, la cui candidatura è come civico ma in linea col programma del PD, è intervenuto il segretario regionale Luigi Tosiani, che ha spiegato due modi diversi di concepire la città ed il suo futuro. E da una parte c'è l'idea che ci si chiude nelle proprie certezze, magari alzando i muri, e dall'altra Fabio ha dimostrato, tutti voi avete dimostrato e state dimostrando, che laddove sembrava impossibile giocarsi una partita, oggi quella partita è pienamente aperta. Come lo si è fatto? Si è fatto provando a buttare giù quei muri e costruendo occasioni di incontro, di scambio. Qui ci sono persone che hanno idee anche diverse, anche nella coalizione c'è una varietà che è un valore. A concludere la conferenza, tenutasi all'aperto davanti alla delegazione sud di via Sansoni del comune di Ferrara, di fronte non solo alla stampa ma anche a cittadini che hanno posto domande al candidato, Fabio Anselmo ha espresso il proprio desiderio di città, sottolineando quello che, a suo avviso e dei suoi sostenitori, dovrebbe cambiare a Ferrara. Bisogna credere in un futuro migliore, in un futuro diverso. Bisogna smettere di avere paura, perché in questa città si respira troppa paura, troppo timore. Bisogna alzare la testa e andare incontro a un domani che deve essere un domani di una Ferrara diversa, di una Ferrara che non si limita al centro storico ma che arriva fino al mare, di una Ferrara inclusiva rispetto sia alle frazioni ma anche al resto della provincia. Una Ferrara che è aperta, non una Ferrara chiusa. Una Ferrara che non si deve difendere da nessuno, ma anzi deve accogliere tutti. Questo noi crediamo. Allora solo così ci sarà ancora un domani, e in questo il PD ha ragione. E tra le varie forze che sostengono la candidatura di Fabio Anselmo c'è anche Coalizione Civica. Giovedì si sono presentati parte dei candidati consiglieri, un'occasione anche per discutere diversi temi e prospettive per la città, su cui torneremo. Allora vediamo un estratto della conferenza a cui hanno partecipato alcuni candidati consiglieri di Coalizione Civica. Che noi siamo stati un soggetto civico appunto nel 2019, Coalizione Civica, una lista che si è costituita a seguito della esperienza partecipativa promossa e avviata dalla città che vogliamo. Abbiamo svolto una lunga discussione al nostro interno nelle scorse settimane e negli scorsi mesi al fine appunto di decidere come partecipare anche a questo importantissimo impegno elettorale, che riteniamo comunque straordinariamente contendibile, e abbiamo deciso appunto di formalizzare il nostro sostegno a Fabio Anselmo, indicando alcuni candidati che potrebbero, riteniamo, dare un contributo essenziale all'interno di quella lista. Non fermarci a questi mesi di campagna elettorale, ma continuare a pensare in avanti a quello che può essere e deve essere un futuro di città diverso, che possa dare la possibilità, come si diceva poco fa, alle persone, che alle tante persone, studentesse e studenti e non solo, anche pensiamo a tutti ai lavoratrici e lavoratori che vivono a Ferrara, poi magari lavorano da un'altra parte perché hanno scelto di vivere qua, ma non c'è spazio per queste persone. In momenti in cui la nostra città, lo sapete tutti, ha un gran bisogno di cambiare marcia.
è una città in cui si vedono, sono visibili i segni di gravi difficoltà, li si vede nei negozi, nelle serrande abbassate, li si vede nel centro, che è diventato una specie di sagra permanente della salsiccia, e nella carenza delle iniziative culturali che ci avevano caratterizzato in passato, per cui Ferrara aveva una reputazione nazionale. La prima cosa che vorrei dire è che il carnevale è finito. Io capisco che questa amministrazione ha gestito la città a Panem e Circenses fino adesso, però a vedere anche solo i cartelloni elettorali che hanno riempito questa città in queste prime settimane di campagna elettorale denotano da un lato una grande capacità finanziaria, nel senso che evidentemente poi gli aumenti delle indennità di questi anni probabilmente hanno aiutato, ma danno il segno di quello che è il messaggio che questi amministratori vogliono dare. Di certo sono diminuiti i servizi. Nel 2019 per fare una carta d'identità elettronica era sufficiente una settimana, oggi, ho verificato stamattina, servono 2 mesi e mezzo. E torneremo ovviamente sulla campagna elettorale. Ora parliamo del vice sindaco Nicola Lodi, che è intervenuto su un tema che sta scaldando l'opinione pubblica ferrarese, quello relativo ai 4 autovelox fissi installati in via Calzolai, in via Canapa, in via Caretti e in via Ravenna. Ancora non si sa quando verranno accesi, come confermato dall'assessore alla mobilità Lodi, che spiega cosa sta succedendo. I 4 velox verranno accesi. È chiaro che abbiamo impiegato circa 2 anni per avere i permessi da parte ovviamente della prefettura e degli organi competenti. Ricordo che i 4 velox sono installati in 4 punti neri dove abbiamo visto persone decedute con incidenti gravi. Quindi parliamo intanto di sicurezza. I velox vanno montati non per far cassa, ma per fare sicurezza. Verranno accesi il prima possibile. È chiaro che la documentazione che abbiamo spedito agli enti comporta delle tempistiche, quindi io ho sempre detto che verranno accesi al più presto, è probabile in estate, è probabile a fine anno o è probabile anche fra 1 mese. Al giorno che arriverà la conferma del garante della privacy noi accenderemo immediatamente i velox. Lodi, come avete visto, è intervenuto nel corso della presentazione del piano asfalti per le frazioni di Ferrara, un progetto di riqualificazione e manutenzione stradale su tutto il territorio del Forese, un investimento pari a oltre 300.000 euro. Gli approfondimenti e gli interventi specifici li trovate su telestense.it e durante l'illustrazione del piano da parte del vice sindaco con delega alle frazioni si è parlato anche dell'operazione comunale dei parchi sicuri. Ma sentiamo come ha agito l'amministrazione riguardo a questo progetto nelle frazioni. Uno degli obiettivi di mandato delle mie deleghe è l'ascolto. Ovvio che l'ascolto deve seguire la concretezza. Tutto quello che stiamo facendo in questo periodo nelle frazioni è frutto di tantissime segnalazioni arrivate attraverso la famosa PECAR, la valutazione, il finanziamento e quindi ora partono i lavori. Lavori principalmente per decoro, sicurezza e manutenzione. Vi faccio un esempio, oltre 10 dossi, che non sono i semplici dossi in plastica, ma sono le famose piattaforme in asfalto, che costano diverse migliaia di euro, che servono a rallentare il traffico, ma soprattutto a mettere in sicurezza pedoni, ciclisti e le persone che vivono le frazioni. Durante la conferenza stampa l'assessore Nicola Lodi ha parlato anche dell'operazione Parchi Sicuri. Sono previsti nuovi interventi anche in via Porta Catena. Andiamo a concludere ovviamente il cantiere adesso in Monti Perticari che si sta chiudendo. La novità è che dopo i 4 parchi chiusi Porta Catena ovviamente rimarrà aperto. Ovvio è un parco abbandonato, oggetto anche di degrado, quindi andiamo a rispondere con lo stesso disegno degli altri parchi, quindi sport con un campo bellissimo da basket e un'area giochi per bambini che in zona è assente, con tantissimi giochi anche accessibili a persone più fragili, ma soprattutto tanto sport e tanta inclusione con i bambini che non sanno dove andare a giocare. E ora facciamo un focus sulla città vista dalle donne, un focus a cura di Dalia Bighinati.
Le trasformazioni che da alcuni anni mettono alla prova le comunità, anche nel nostro paese, per le conseguenze che hanno sulla vita delle persone e per la velocità con cui si succedono, producono disorientamento. I fenomeni legati al surriscaldamento del pianeta, al cambiamento climatico, le crisi dell'economia, l'avanzare incessante delle tecnologie digitali trovano spesso impreparata anche la politica, che non ha saputo prendere provvedimenti adeguati in questi anni a frenare la denatalità e il calo demografico, così come fatica ancora oggi a governare l'immigrazione e reagisce in modo disordinato ai nuovi inattesi scenari di guerra in Europa e nel Mediterraneo. Il superamento nei fatti di modelli di sviluppo e di crescita basati su una sfrenata competizione volta esclusivamente ad un profitto fine a se stesso, chiamano in causa oggi un diverso modo di pensare e di vivere e i modelli alternativi nell'economia, nella società e nell'urbanistica. Le nuove parole d'ordine sono, per citare Papa Francesco, collaborazione, condivisione, il fare insieme, il mettere al centro di ogni impresa l'uomo, non quello ideale, ma quello concreto con i suoi sogni, le sue necessità, le sue esperienze e le sue fatiche. Nel dibattito sul futuro della città, il punto di vista delle donne, attiviste, urbaniste, politiche, giornaliste, scrittrici, semplici cittadine, ha scardinato in questi anni i canoni dell'urbanistica tradizionale, scegliendo di mettere al centro della rigenerazione urbana la vita concreta delle persone, donne e uomini. Irrompere nella vita delle città delle donne, sul lavoro, non più prevalentemente domestico, ma in tutti i settori dei servizi e della produzione, esige una mobilità e una organizzazione degli spazi che tengano conto di questi fatti. Come fanno diverse città europee e italiane che stanno sperimentando una mobilità urbana a 30 km orari, le città a 15 minuti, esperienze di pedonalizzazione estese a interi quartieri, luoghi di incontro non solo per il consumo o la produzione, e soprattutto periferie dotate di servizi, prima di tutto igienici, ma anche di sportelli di ascolto finalizzati alla realizzazione di pari opportunità e iniziative che valorizzino il sapere delle donne e che sappiano rinnovare la fruizione di edifici tradizionali o dismessi, aprendoli a tutte e a tutti gli abitanti. Una città a misura di donna è una città innanzitutto a misura di chi la abita, non solo per i turisti, dove è possibile trovare con facilità luoghi accessibili a tutte e a tutti, luoghi rispettosi delle differenze di età, di cultura, di reddito, di provenienza sociale e geografica. E in prima istanza una città che rifiuti i quartieri ghetto e la tentazione onnipresente a rendere invisibili le categorie più fragili e svantaggiate. Ed è stato condannato a 30 anni proprio in questi giorni uno dei responsabili dell'attentato che nel dicembre 2018 causò la morte a Strasburgo del giovane reporter italiano Antonio Megalizzi. La fondazione che porta il nome del giornalista è ospite in questi giorni al Festival di Progettazione Europea in corso a Ferrara. Francesco Caffarelli, collega di Megalizzi quando quest'ultimo gestiva la radio Eurofonica e oggi collaboratore della fondazione, ci spiega il motivo della loro presenza all'evento. La Fondazione Antonio Megalizzi nasce nel dicembre del 2019, dopo un anno dalla morte di Antonio Megalizzi, giovane giornalista appassionato di Unione Europea, che era impegnatissimo nella formazione, nella comunicazione del grande progetto di integrazione degli Stati membri e vedeva appunto nella promozione, soprattutto nei confronti dei giovani, di questo impegno la chiave per il nostro futuro. La famiglia di Antonio, nonché diverse istituzioni e enti legati al mondo del giornalismo, appunto nel 2019 hanno costituito questo ente che porta avanti la memoria di Antonio in primis, ma anche il suo impegno concreto, e lo fa tramite azioni di informazione, formazione, comunicazione prevalentemente nelle scuole, ma in generale rivolta ai giovani, ma anche ovviamente al pubblico adulto, sempre per dibattere, per approfondire la conoscenza dell'Europa e per cercare di rafforzare un senso di collettività, un senso civico veramente europeo. E la partecipazione della Fondazione a questo festival, il primo festival dell'Europrogettazione qui a Ferrara, è vista in maniera molto importante da tutto lo staff, da tutto il direttivo, dalla Presidente Luana Monesco, e perché appunto i progetti europei rappresentano una grande opportunità
per quelli che sono i territori, per quelli che sono le associazioni, le imprese, gli enti che partecipano a queste iniziative, e quindi siamo molto felici di portare la nostra esperienza, la nostra conoscenza e raccontare quello che è l'approccio di un ente che comunque è giovane a un ambito molto complesso ma molto entusiasmante come quello dei progetti europei. E negli ambienti sottostanti la curva ovest, grazie all'accordo con il Comune e la SPAL, il coordinamento dei club biancoazzurri, ha ora una nuova sede. Sentiamo allora le interviste alla presidente del coordinamento Valentina Ferozzi e al direttore generale della SPAL Corrado di Taranto. Valentina, quanto sei soddisfatta? Tantissimo, guarda, mi si vede dalla faccia, dall'espressione, perché sono 20 anni che chiedevamo una sede adeguata anche al nome SPAL e finalmente è arrivata. Devo solo ringraziare l'amministrazione, la SPAL che ha accettato di darci questi locali e i miei collaboratori che sono fantastici. Uno dei principali obiettivi del centro di coordinamento è quello di tenere unita la tifoseria. Sì, questo assolutamente. Noi vogliamo proprio che questa sede sia anche vissuta da tutti gli spallini, che siano iscritti, non iscritti, non mi interessa. Questa diventa una piccola casa di tutti gli spallini e di tutti i tifosi. Un dato di fatto importantissimo, nonostante le difficoltà i tifosi sono sempre stati vicini alla squadra, anche quest'anno. Sì, è proprio una prerogativa di noi spallini, noi siamo stati anche in Serie D e noi anche in Serie D abbiamo sempre comunque seguito la SPAL e quindi non c'è categoria che tenga, quando tu sei spallino proprio dentro e fino alla fine. Direttore, tra le tante difficoltà c'è un dato più che mai confortante, la vicinanza tra squadra e tifosi. Ma questo, oggi è una grande soddisfazione essere qua, avere la possibilità di inaugurare il nuovo centro coordinamento, una sede fantastica, bravissima la presidentessa Valentina Ferrozzi, noi SPAL, il comune, a dare questa struttura ai tifosi per avere una casa loro all'interno dello stadio Mazza. Tifosi che nonostante le problematiche, ci riferiamo in particolar modo a quelle relative all'andamento sportivo di questo campionato, hanno detto e ribadito noi staremo sempre al fianco della squadra. Questo è un grande impegno da parte loro, l'hanno sempre fatto in tutto il campionato, lo faranno anche domenica e come diciamo sempre, tutti uniti per un unico obiettivo. Il momento è delicato, anche le dichiarazioni del presidente alla vigilia di questa partita, l'indomani dello 0-0 di Ancona, hanno creato qualche turbativa. Ma il presidente, come dico sempre, è quello che ci tiene più di tutti al risultato e le sue esternazioni sono state esternazioni di getto da un presidente, però adesso tutti concentrati per domenica e per l'obiettivo che ci siamo prefissati. E con questo è tutto, grazie e arrivederci.